Bentornati ad una nuova puntata del ciclo Pillole Digitali. 10 minuti dedicati ad agevolare l'esercizio della cittadinanza digitale. Il programma Pillole Digitali è un'iniziativa del Comune di San Benedetto del Tronto e curato dal settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, nell'ottica di facilitare il rapporto tra cittadino e i servizi digitali del Comune. Oggi parleremo della certificazione e dell'autocertificazione dei dati dell'anagrafe nel comune di San Benedetto del Tronto. Ormai da qualche anno il comune di San Benedetto del Tronto mette a disposizione dei cittadini la possibilità di richiedere certificati anagrafici direttamente da internet, senza dunque recarsi fisicamente presso lo sportello del municipio. Infatti, accedendo al servizio City Portal è possibile per i residenti 1. Consultare la situazione anagrafica e quella dei propri familiari. 2. Salvare e stampare una autocertificazione. 3. Nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'autocertificazione, il cittadino può ottenere i propri certificati anagrafici già compilati da utilizzare per le sue necessità. Certificati validi legalmente con la tecnologia del timbro digitale. Va precisato che dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e devono essere rilasciate con la seguente dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo di Euro 16. Il certificato esente dall'imposta di bollo che viene rilasciato esclusivamente in formato digitale è esente anche dal diritto di segreteria di 0,52 euro. Passiamo ora a vedere come funziona questo servizio. Quindi ci rechiamo sul sito web cityportal.comunesbt.it. Vediamo che c'è la possibilità di entrare a sinistra con il nostro profilo utente. Dobbiamo cliccare su Cohesion e poi scegliere se entrare con il nostro SPID o con la carta d'identità elettronica. Proviamo con SPID, scegliamo il nostro fornitore di servizio, seguiamo la procedura che è necessario portare a termine per l'autenticazione con il sistema pubblico di identità digitale. Una volta avvenuta l'autenticazione, siamo all'interno del portale. Sotto la sezione anagrafe possiamo scegliere la certificazione anagrafe. Clicchiamo. Qui abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di certificato e anche poter inserire, dopo aver acquistato il bollo da 16 euro, il numero di serie e la data di emissione. In questo caso proviamo una modalità esente dal bollo. Quindi possiamo scegliere tra residenza, cittadinanza e stato civile e in questo caso scegliere anche il motivo dell'esenzione del bollo. Vedete, ci sono tante motivazioni che possono essere portate e scelte. Noi sceglieremo quella relativa alle società sportive. Clicchiamo poi su emetti certificato e dobbiamo solo attendere che il sistema generi il certificato. A questo punto possiamo scegliere dove salvare il file. Una volta salvato il file possiamo andarlo ad aprire. Si tratta di un semplice PDF e quindi possiamo aprirlo con un qualsiasi lettore di file PDF. Per questo test userò Google Chrome, ad esempio.
Aperto il file abbiamo il nostro certificato cumulativo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, perfettamente valido e firmato dal sindaco. Vedete che c'è la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. È rilasciato online per società sportive. Proviamo ora ad eseguire una autocertificazione, cioè a scaricare un documento per l'autocertificazione dei dati anagrafici. Riclicchiamo su Anagrafe, poi su Autocertificazione Anagrafe. Qui abbiamo la possibilità di scegliere fra quattro tipi: cittadinanza italiana, residenza, residenza e stato di famiglia, stato civile. Per questo esempio sceglieremo cittadinanza italiana. Emetti autocertificato. Scegliamo dove posizionare il file e poi possiamo tranquillamente aprirlo con il programma che più ci piace. Una volta aperto, si vede che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione della cittadinanza e necessita solo di una firma. Vedremo adesso come sarà possibile apporre una firma digitale a questo documento. Usciamo quindi dal portale City Portal e proseguiamo con la firma del certificato. Prendiamo dunque il nostro telefonino dove abbiamo la app CIESign, la apriamo. Andiamo a caricare attraverso il pulsante in basso più la nostra autocertificazione da firmare, eccola, chiamata AutoCert. Clicchiamo su Firma con CIE in basso e scegliamo la modalità, ad esempio P7M. Ora è necessario poggiare la carta d'identità elettronica sul retro per la firma. Firma effettuata con successo, ecco il nostro file a destra, lo apriamo e andiamo a cliccare su Verifica firma. Tutto regolare. Ora il file è pronto per essere inviato, ad esempio, via posta elettronica o attraverso la posta elettronica certificata. E per questa puntata è tutto. Vi saluto, invitandovi ad ascoltare la prossima pillola digitale. Grazie.